novembre 1975. Nella notte viene ucciso all'idroscalo di Ostia Pierpaolo Pasolini. Fra i maggiori intellettuali italiani degli anni 70, il poeta è amato e odiato per la radicalità dei suoi giudizi e per le sue aspre critiche alle abitudini borghesi, ma anche al movimento sessantottino. La cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze. Poi si ritrova un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è sempre corruttrice. Trascorre l'infanzia in Friuli per poi trasferirsi a Bologna, dove inizia le sue frequentazioni letterarie e culturali. Nel 1945 è accademiuta di Lenga Furlana per promuovere l'uso del dialetto nella letteratura. Nel 1955 pubblica Ragazzi di vita. Il libro, che tratta il tema della prostituzione omosessuale maschile, viene accusato di oscenità. Nello stesso anno fonda la rivista letteraria Officina e nel frattempo inizia a lavorare nel cinema. Il suo primo film, Accattone, è del 1960. Seguiranno Il Vangelo secondo Matteo, Uccellacci e Uccellini, Il Decameron, Fiore delle Mille e Una Notte e molti altri. Pasolini fa discutere anche al di fuori della letteratura e del cinema. Famosa è la sua invettiva contro la falsa rivoluzione e i borghesi conformisti, con la quale si schiera all'indomani degli scontri di Valle Giulia contro il movimento studentesco. Per l'omicidio di Pasolini verrà condannato un ragazzo di vita, Pino Pelosi, che poi ritratterà la confessione. Le circostanze della morte di Pasolini non sono ad oggi ancora state chiarite. Devo tornare.